Di fronte a una pizzeria in Avenue Chiriguagno risuona forte un urlo. Cesare, fermati! È un poliziotto boliviano a lanciarlo. Battisti si ferma, ubbidisce, convinto che sia un controllo come tanti di questi anni. Nessuno poteva trovarlo, nessuno lo avrebbe stradato. È sicuro, come sempre, e sorride. Sono le 17 in Bolivia, le 22 in Italia di sabato scorso, ma questa volta arriva nella vicina caserma della polizia di Santa Cruz de la Sierra. Lo fotografano. Ci sono 3 poliziotti italiani dell'Interpol. Non ci dovrebbero essere, capisce che è finita. L'alito sa di birra, ne ha bevuta parecchia, da quando è in Bolivia beve solo Marcahuari e mangia pizza. Chiede una coperta, vuole dormire. Nemmeno il tempo di capire cosa è accaduto e questa mattina alle 11.30 è arrivato in Italia, a Ciampino, su un volo dei servizi. Contrariamente alle altre volte, la sua pratica non si è persa nei meandri dei governi e della politica latinoamericana. 38 anni dopo termina la sua latitanza, cominciata il 4 ottobre 1981. L'Italia è un paese sovrano, libero, rispettato, rispettoso, rispettabile e quindi grazie al mutato clima politico a livello mondiale, dopo 37 anni, finalmente finirà dove merita un assassino, un delinquente, un infame, un vigliacco che non ha mai chiesto scusa. Gli sono stati cruciali pochi soldi rimasti, le coperture con i narcotrafficanti forse finite, la politica che non lo ha più protetto. A individuarlo la tenacia di un finanziere e 2 poliziotti, amici per la pelle di 4 agenti boliviani onesti. Le intercettazioni e le domande porta a porta, un misto di nuovo e vecchio, convinti da detective che solo in Bolivia poteva andare, come aveva già fatto circa un anno fa. Battisti deve scontare 2 ergastoli e non potrà beneficiare di sconti di pena. Da stasera è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Oristano, in Sardegna. Se fosse stato arrestato in Brasile, a Cananea, dove viveva, era sparito da metà novembre, avrebbe scontato solo 30 anni, a causa dell'accordo voluto dai governi precedenti a Bolsonaro. Ora è stato arrestato da comune latitante. I primi 6 mesi saranno in isolamento, in cella sarà da solo.